Dove sono le nostre RTX 3080? Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e oggi parliamo di qualcosa per la quale mi fate una miriade di domande ogni volta, sia nei commenti di YouTube e sia nelle live di Twitch, molte volte anche su Instagram. Quindi ho detto, va bene, diamo una spiegazione, raccogliamo un pochettino di informazioni in maniera generale e cerchiamo di dare una risposta seria, effettiva e che sia anche logica a questo grande problema. Prima di continuare vi ricordo che il video di oggi, come il video passato e i video futuri, saranno sponsorizzati da me. Infatti sono diventato un partner YouTube, quindi guardate il video fino alla fine, mettete mi piace, condividete, fate quello che volete. Oltretutto, se guardate in descrizione c'è la mia configurazione con il link affiliato a Amazon, rientra una piccola parte della spesa che voi fate a me e voi non spendete nulla in più, e oltretutto seguitemi su Twitch lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15, martedì e giovedì dalle 17. Back to the topic. Dove sono le nostre RTX 3080? Allora, dobbiamo fare un pochettino di ragionamenti. Ci sono moltissime persone che in quest'anno, il funesto e maledetto 2020, stanno avendo un sacco di problemi nel trovare elettronica o prodotti di qualsivoglia tipo. Perché questo? Io parlo specialmente per l'elettronica, non mi interessa tanto di altre cose, sì, sono un nerd, lo so. Le RTX 3000 hanno fatto subito scalpore al lancio perché sembravano delle schede grafiche con un ottimo rapporto qualità-prezzo, e lo sono. Il problema è che adesso, dato che ci sono stati degli enormi problemi riguardanti le quantità disponibili sul mercato di queste schede grafiche, i prezzi sono schizzati alle stelle. Ma ci sono due cose che dobbiamo considerare. Uno, si trovano una marea di 3090. Due, si trovano una marea, non proprio una marea, ma ce ne sono, di 3070. Perché questa cosa? Facciamo un paio di ragionamenti. 1. La 3070, come ho detto io molte volte, è semplicemente una 2080 Ti con 3 GB di memoria in meno. Non ha memorie GDDR6X, il che rende il chip molto più semplice e molto più compatibile da creare con le vecchie memorie, e quindi ha un'architettura molto più simile alla 2080 Ti rispetto alla 3080 con la 2080 Ti, e quindi diciamo se ne riescono a creare di più in maniera più veloce. La 3090 invece, dato che costa il doppio della 3080, viene comprata da molte meno persone, ecco perché ci sono più esemplari, per quello. E quei pochi esemplari che ci stanno, guardate, superano l'MSRP di 100-200, in molti casi si arriva anche sopra i 2000 euro, ma molte schede grafiche 3090 si possono acquistare anche intorno ai 1700-1800 euro, che per alcuni modelli, dato il sistema di dissipazione diverso, le fasi di alimentazione fatto ad hoc ed il design, potrebbe starci. Adesso parliamo della 3080. La 3080 è il miglior prodotto con il miglior rapporto qualità-prezzo al momento che c'è sul mercato. Prima che mi diciate, oh, deficiente, c'è la RX 6800 XT, un attimo, la RX 6800 XT non ha tutte le ottimizzazioni software che ha una RTX 3080, ok? Io per esempio streammo, registro col PC, faccio encoding, faccio rendering di video, e quindi i crismi software di un RTX 3080, secondo me, giustificano il voler spendere un 100-150 euro in più rispetto a una RX 6800 XT. Fatto sta che se volete solo giocare, raga, compratemi una RX 6800 XT, sarete sicuramente soddisfatti. Dato io praticamente mi sono fatto un giro sull'internet e ho raccolto delle informazioni, un video che mi ha colpito molto è quello di Jace2Sense. Tutti voi, se seguite me, sicuramente conoscete Jace2Sense, è uno degli youtuber tech americani più famosi al mondo, che è in contatto diretto con i PR, e quindi con l'ufficio stampa di Nvidia e di molte case di produzione di hardware.
Allora, lui, come molte altre persone, ha chiesto: "Raga, ma scusatemi tanto, ma dove cavolo stanno queste schede grafiche?" La risposta ufficiale da parte di Nvidia è stata: "Guarda, è il 2020, ci sono una marea di persone a casa e stando a casa senza fare nulla, molte persone hanno pensato di o acquistare l'ultima console che usciva sul mercato, quindi parliamo delle console di Sony e di Microsoft, e hanno anche pensato di creare il proprio PC da gaming dei loro sogni." Ok, c'è stata una domanda per le schede grafiche 10 volte superiore a quella registrata nelle ultime generazioni. Questa cosa è sì avvalorata dal fatto che molte più persone sono rimaste a casa in questo periodo, ma dovete capire una cosa: il passaggio dalla serie 1000 alla serie 2000 l'hanno fatto pochissime persone. Quindi che significa? Significa che chi aveva una serie 1000 non è passato alla serie 2000, perché raga, tra una 1080 Ti e una 2080 c'è davvero il 10, massimo 15% di differenza di prestazioni, cioè non vale la pena passare da quella scheda grafica alla prossima, diciamo. Quindi si è trovato praticamente il giocatore che aveva una 1080 che ha detto: "Cavolo, la 2000 la salto, quasi quasi mi prendo una 3000. Si sono trovati in mezzo persone che erano rimaste a casa per lockdown, quarantena, eccetera eccetera, che hanno detto: "Cavolo, sto a casa, fammi fare il PC come voglio io", e si è trovato in tutto ciò il problema di questo virus maledetto che sta rompendo le scatole a tutto il mondo, che ha bloccato la produzione in molti paesi. Ovviamente il virus è scaturito dall'Oriente, sappiamo benissimo. La maggior parte dei chip dove viene creato? Ovviamente viene manifatturato, non so se esiste effettivamente in italiano questo termine, ma viene comunque da lì, viene comunque dall'Asia. Oltre a questo dobbiamo dire anche un'altra cosa, e qua mi dispiace Nvidia, ti abbiamo colto in fallo, ma in fallo grande 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 secondo me. Palese e evidente che Nvidia abbia voluto affrettare l'uscita dell'RTX 3000. Perché AMD quest'anno ha mostrato i muscoli con le RX 6000, ha fatto vedere le schede grafiche che, porca miseria, davvero spaccano un pochettino il culo ai passeri quando si tratta di prestazioni grezze. E quindi evidentemente, ha messo sul mercato un prodotto senza avere delle scorte preparate prima. Ragazzi, negli Stati Uniti sapete come funziona in questo momento? Se voi ordinate adesso una scheda grafica Nvidia, un RTX 3080 per esempio, dovete aspettare un mese prima che arrivi a casa vostra, o comunque aspettare un mese prima che venga proprio prodotta. Poi deve fare tutto quanto il circolo, per esempio da Nvidia o da Asus, arriva al negozio della loro città e arriva a casa loro. C'è praticamente un casino immane che io sinceramente non ho mai visto. Io l'ho sempre detto, ho dovuto aspettare un mesetto per la mia 2080 perché l'ha presi quasi al lancio. Ma porca miseria, io ho ordinato una 3080 il 20 settembre, siamo al 26 novembre e ancora non ce l'ho in mano. Oltretutto pensate che la gente, questa è una cosa che ovviamente lo vediamo tutti i giorni, ci sta marciando tanto per quanto riguarda il sovrapprezzare le schede. Ci sono delle 3080 che arrivano a costare anche 1800 euro su Amazon, e credo che da un certo punto di vista la colpa sia proprio di Amazon, perché non controlla bene alcune inserzioni. Ma c'è anche da dire che Amazon dice: "Sì, ho capito, ma se quello lo vende a 1800 euro evidentemente c'è qualcuno che a 1800 euro se la compra, quindi perché io devo vietare questa entrata di soldi al mio sito?" Ok, quale sarebbe effettivamente adesso una tattica per evitare una cosa del genere in futuro? Raga, innanzitutto mi dispiace, ma Nvidia si deve bacchettare un pochettino. Si dovrebbe fare in modo di non comprare nessuna 3080, ma credo che sia una cosa impossibile. Una cosa forse un po' più plausibile sarebbe quella di buttarsi sull'RX 6800 XT. Perché? Perché se Nvidia ha avuto così tanta paura di AMD da affrettare il lancio di un prodotto, forse è il caso di farle provare effettivamente un po' di paura, così che non si verifichi di nuovo questo errore in futuro? Non lo so, ma una cosa è certa, è che è una situazione davvero molto molto brutta per noi PC gamer quest'anno, tant'è che, vi ripeto, secondo alcuni analisti il mercato dovrebbe un pochettino aggiustarsi all'inizio del 2021. Per i più pessimisti si dice che questa situazione si aggiusterà più o meno a marzo 2021, ma
ovviamente sono sempre dei dati mirati al futuro, non abbiamo prova certa di questa cosa. Sta di fatto che quest'anno chi ha acquistato le 3080 si è trovato nell'occhio del ciclone della tempesta perfetta, un lancio affrettato, delle scorte che non erano abbastanza evidentemente sin dall'inizio perché mancano proprio i chip da parte di Nvidia, i problemi dei condensatori che hanno fatto sì che alcune schede venissero ritirate e venissero rifatte da capo, e AMD che ha fatto spaventare Nvidia evidentemente, e poi c'è il virus mondiale. Raga, non so che dirvi, io spero soltanto che questa situazione si aggiusti subito. Non perché, vi ripeto, abbia bisogno di una scheda grafica, ma perché porca miseria l'ho acquistata, la voglio in mano, voglio vedere come si comporta, voglio fare dei test, voglio portare i test sul canale, voglio fare delle prove di streaming con quella scheda grafica, voglio farla vedere a voi. Ecco perché fondamentalmente io mi sto incazzando, perché se la 2080 fosse uscita adesso, sarebbe bellissimo, però voglio vedere la 3080 in persona. Detto ciò, ragazzi, voi cosa ne pensate? Teorie complottistiche a parte, i dati ufficiali che abbiamo sono quelli che sono stati raccolti da J2Sense, e modestamente parlando io mi fido ciecamente, perché J2Sense è uno youtuber che si è molte volte eretto contro alcune politiche scorrette, sia da parte di AMD, sia da parte di Nvidia, sia da parte di Intel. Madonna, come ce l'ha con Intel negli ultimi tempi. E nulla, quindi mi sento di credere alla sua genuinità, ecco. Perché è uno degli youtuber che seguo da più tempo, è uno degli youtuber che mi ha avviato verso il PC gaming, davvero. E provo davvero molta stima per lui e credo effettivamente alle sue parole. Detto ciò, fatemi sapere voi cosa ne pensate davvero. Vi ricordo di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto di G. E ci vediamo un prossimo video, sempre qui col vostro G, sempre sul Punto di G.